guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di sole, sole, sole. In questa puntata parliamo di asse 3, misura 311, diversificazione in attività non agricole. La misura è incentrata sul miglioramento delle strutture rurali con finalità legate all'aumento della redditività degli imprenditori agricoli e a una migliore fruibilità del territorio. Sono previste 3 azioni: azione 1 agriturismo, azione 2 ospitalità turistica, azione 3 impianti per energia da fonti alternative. Nello specifico quest'oggi abbiamo visitato alcune fattorie didattiche. Sentiamo i protagonisti. È stata sì, un'impresa, direi forse la parola giusta, e forse l'amore per la terra, l'amore per l'ambiente, per gli animali ci ha fatto venire in mente di acquistare un rudere solo sassi e ristrutturarlo e fare l'azienda agricola, costruire il vigneto, piantare gli ulivi, ciliegi e mettere in piedi l'azienda agricola. Iniziare con le trasformazioni della frutta, e la fattoria didattica è venuta subito di seguito e abbiamo visto che i bambini e soprattutto anche gli adulti apprezzavano. Quelli che le hanno fatto perdere la voce quest'anno. Quelli che mi hanno fatto perdere la voce oggi, non solo loro, anche quelli in precedenza. E apprezzavano quello che noi proponevamo, le nostre attività, i percorsi dei folletti nel bosco, i percorsi della frutta, i laboratori dal latte e formaggio, i laboratori di farina, zucchero e biscotti, e quindi pian piano abbiamo iniziato e poi siamo passati all'agriturismo, e l'agriturismo è stato il passo successivo e siamo contenti di quello che stiamo facendo e proseguiamo con la nostra attività. Piano piano, facendo dei corsi tramite allora Agriform e adesso Dinamica, in pratica abbiamo acquisito una certa esperienza, diciamo, di come posso dire, operatore in pratica, e piano piano l'abbiamo trasferita poi dopo in campo. Dunque l'azione 1, la 311, in pratica è quella che finanzia lo sviluppo delle aziende agricole e agrituristiche, in primo caso, perché sono prima aziende agricole e poi agrituristiche. Voi avete aderito? Noi quest'anno non abbiamo aderito, però so che i bandi, c'è un bando in questo momento, e vedremo in futuro. Noi appunto abbiamo diciamo usufruito per quanto riguarda dell'azione del 2000 e 2005, mi sembra, in pratica, dove vi era la ristrutturazione dell'azienda agrituristica, in pratica, quindi abbiamo usufruito di quel piano allora. E siamo comunque sempre, come posso dire, non c'è solo l'azienda agricola, c'è l'azienda agrituristica, c'è il computer, c'è internet, è un po', come posso dire, dobbiamo essere multifunzionali, nel senso che non siamo solo agricoltori, ma nello stesso tempo facciamo trasformazione, facciamo comunque laboratori, alleviamo gli animali, ci dobbiamo anche diciamo trasformare in elettricisti, falegnami, tutto quello che comporta la vita in campagna. Allora, la misura 311 dell'asse 3, dell'azione numero 1, in pratica ci è servita perché, diciamo, è riuscita a darci l'incentivo per poter sfruttare di questi finanziamenti per, diciamo, ingrandire, per ampliare la nostra azienda sia agricola che agrituristica. Posso chiedervi una curiosità? Bosco Verde, da dove arriva? Questo nome mi sembra lampante. È sufficiente guardarsi attorno per capire un attimino mia moglie da dove, diciamo, ha avuto lo spunto per dare il nome a questa azienda. Le scuole, quando vengono qui, in pratica cerchiamo di tirare fuori nei bambini, che ormai non hanno più la fantasia, non hanno più l'interesse per quello che è il fantastico, noi ci siamo inventati un po' il discorso, i folletti che sono nella nostra cultura romagnola, nella nostra cultura e dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, è una cosa fantastica, è una cosa
soprattutto qua. È una cosa molto simpatica e noi ce lo siamo inventati nel bosco. In pratica nel bosco abbiamo allestito un mondo fantastico dove ci sono dei giochi, ci sono degli intrattenimenti, ci sono delle casine dove vivono appunto i nostri folletti, e i bambini cercano di riscoprire questi, di cercare questi folletti. Poi dopo, aggiungendo poi alla fine, diciamo, il fantabosco, dove questi bambini possono giocare, possono sfogarsi, possono anche tirar fuori un po' di fantasia. Fate assaporare, credo, anche la frutta che voi producete. Senz'altro, la nostra frutta, diciamo, è biologica. Noi siamo anche un'azienda biologica. Produciamo ciliegie, mele, poi comunque erbe spontanee, tipo gli stridoli, tipo altre erbe. E appunto da questi frutti, da queste erbe, noi produciamo, è quello che noi diamo ai nostri clienti nella nostra ristorazione. Miria Lombardi è la referente del progetto Alimos, frutta nelle scuole, che ha aderito, dunque grazie a questo è riuscita così a pervenire in questa bellissima fattoria didattica Bosco Verde. Che cosa insegna secondo lei una fattoria didattica ai ragazzi? Quale esperienza hanno potuto vivere quest'oggi? Come parlavo adesso col proprietario della fattoria, per i bambini al giorno d'oggi è fondamentale la visita nelle fattorie didattiche, perché vivendo tutti negli appartamenti non conoscono più la realtà delle campagne, non conoscono dove vivono gli animali, a volte non conoscono le sembianze stesse degli animali, e perciò così apprendono direttamente. Il rapporto invece, che la socializzazione che oggi hanno appreso proprio con i titolari, secondo lei che cosa può insegnare? Cioè vedere due persone che hanno dedicato anima e corpo a questo loro progetto. Beh, devo dire che alcuni dei miei scolari hanno detto che è bello vivere in campagna, cosa che non avrebbero mai detto se non conoscevano, se non avevano un approccio così gradevole con queste persone che si vede che mettono molto del loro. Questi di Bosco Verde producono anche frutta che viene distribuita nelle scuole, giusto? Questo progetto Alimos è importante per la provincia di Forlì-Cesena, giusto? Alimos, frutta nelle scuole, è un progetto finanziato dalla Comunità Europea appunto per incentivare il consumo della frutta e della verdura, perché in questo periodo a scuola mandano anche della verdura, tipo pomodorini. E devo dire che è basilare, perché al giorno d'oggi noi che facciamo educazione alimentare da anni nella nostra scuola, i bambini quasi mai consumano frutta e verdura durante i pasti o per merenda. Quindi soddisfatta di questa visita? Queste erano scuole elementari? Sì, una prima e due seconde della scuola di Collina. E da 10 anni siamo fattoria didattica, ci piace lavorare con i bambini. Abbiamo 5 percorsi e in questi percorsi, cioè, sono rappresentativi delle cose che facciamo in azienda: il percorso sulle api, dal seme alla pianta, la casa contadina e un nuovo percorso sulla fattoria neolitica, che piace soprattutto ai bimbi di terza elementare, perché in quella classe studiano proprio il periodo del neolitico, quando è nata l'agricoltura. Ma anche il discorso del lavoro dell'agricoltore è abbastanza pesante, e fare queste cose di diverso per me è più leggero come tipo di lavoro e dà più passione. Infatti mi piace molto lavorare con i bambini, e è per quello che sono io che ho fatto i corsi e che porto avanti questa attività. Noi abbiamo un grande appoggio dalla provincia, dalla regione, che ci segue nelle nostre attività. Ogni anno ci ritroviamo per fare valutare come è andata l'annata con le scuole, che cosa cambiare e cosa poter migliorare, insomma, anche sia a livello provinciale che a livello regionale. Sì, io sono molto soddisfatta, infatti vengo con tanti bimbi in azienda e sono molto contenta anche di aver diversificato un attimino l'azienda, che prima produceva solo certe cose, invece ora siamo fattorie didattiche e siamo diventati anche agriturismo pernottamento.